Credito e legge di bilancio al centro della convention di Donne Impresa Confartigianato. Tutto pronto per la convention del mezzogiorno di Confartigianato. Appuntamento a Palermo il 4 e 5 ottobre. Confartigianato sbarca a Venezia per Homo Faber, la mostra internazionale sull'artigianato europeo. Bilateralità, Luis Milano e Fond Artigianato per la formazione del sistema Confartigianato. Confartigianato Cuneo premia la creatività degli artigiani in erba. Bentornati all'appuntamento settimanale con il TG di Confartigianato. Il 25 settembre a Roma, esponenti del Governo e del Parlamento sono intervenuti alla Convention di Donne Impresa Confartigianato, che ha fatto il punto sulle novità in tema di credito e sugli interventi della manovra di bilancio per le piccole imprese. Il servizio di Lorenza Manessi. Credito e legge di bilancio hanno dominato il dibattito alla Convention di Donne Impresa Confartigianato dal titolo Diamoci Credito, svoltasi a Roma il 25 settembre. Davanti a oltre 100 rappresentanti del movimento arrivati da tutta Italia, si sono alternati sul palco i vertici della Confederazione, esponenti del governo, del Parlamento, del mondo bancario e della finanza. Al centro del confronto, le nuove frontiere dell'accesso al credito, gli effetti sull'attività d'impresa e le novità in tema di strumenti digitali. Tutto in un'ottica di impresa femminile, come ha spiegato la presidente delle imprenditrici di Confartigianato, Daniela Rader. Abbiamo messo in campo un progetto con Artigiancassa per riuscire a andare su tutti i territori che ovviamente aderiranno a questo progetto per fare in modo che le nostre imprenditrici riescano fin da subito a capire come si sono modificati i parametri a seguito delle normative europee piuttosto che italiane e quindi riuscire a capire prima come dialogare con la banca e soprattutto come andare a verificare i propri bilanci e le proprie richieste perché queste vengano accolte. Sapere prima ed essere informate vuol dire avere una percentuale di riuscita maggiore rispetto a prima. Continuiamo a credere che il Fondo Centrale di Garanzia, in modo particolare quella la parte dedicata alle imprenditrici, possa essere implementato, possa essere utilizzato al meglio e soprattutto come sistema cercheremo di trovare una modalità appropriata per una diffusione peculiare di questo strumento. Al fianco di Donne Impresa nel percorso di educazione finanziaria è schierata Artigiancassa, che alla convention ha presentato un innovativo progetto di community. Noi siamo sempre stati vicini a Donne Impresa di Confartigianato, negli anni abbiamo cercato di dare risposta alle loro esigenze, abbiamo ritenuto che adesso è arrivato il momento di andare sempre di più in una logica non soltanto di accompagnare la digitalizzazione e in una logica di community, di competenze, di condivisione e una logica di educazione finanziaria. Già era importante prima questo tema, adesso con le nuove regole bancarie e con la difficoltà di accesso al credito credo che sia assolutamente determinante. All'interno di questa community le imprenditrici e socie di Confartigianato potranno avere dei servizi di condivisione che vanno dal crowdfunding all'informazione su come conviene vendere un prodotto o meno, ma soprattutto cercare di fare network con l'esperienza della condivisione che è straordinariamente importante. Sui nuovi strumenti finanziari per gestire le imprese è intervenuto anche Roberto Nicastro, Senior Advisor Europa di Cerberus, leader globale nelle soluzioni di investimento alternativo, mentre Giuliana Coccia, del segretariato dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile cui aderisce Confartigianato, ha sottolineato l'importanza dell'impegno di Donne Impresa per contribuire a raggiungere l'obiettivo uguaglianza di genere indicato nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Le difficoltà di accesso al credito, messe in evidenza da Enrico Quintavalle, responsabile dell'ufficio studi di Confartigianato, si sommano ai problemi del fisco e della burocrazia. E proprio su questi aspetti, alla convention sono arrivate le testimonianze di impegno dei rappresentanti del governo e del Parlamento, a cominciare dal ministro dei beni e delle attività culturali, Alberto Bonisoli. L'assistenza alle piccole e medie imprese è uno degli obiettivi strategici che abbiamo dichiarato in campagna elettorale e abbiamo inserito nel contratto di governo. È fondamentale perché l'economia italiana si regge su quello che fanno ogni giorno le piccole e medie imprese in tutto il nostro paese. Ci dà la possibilità di lavorare in settori dove partiamo svantaggiati, non abbiamo i costi che hanno altri paesi, ma grazie alle piccole e medie imprese abbiamo l'agilità, abbiamo la flessibilità, abbiamo la fantasia per giocarci a livello mondiale.
Attenzione analoga a quella del Parlamento, secondo le dichiarazioni degli onorevoli Alberto Gusmeroli, Andrea Mandelli e Raffaele Trano, che hanno sottolineato il ruolo fondamentale degli artigiani e dei piccoli imprenditori nell'economia italiana e la necessità di liberarli da oneri e vincoli. E proprio da questo obiettivo nasce la proposta di legge per semplificare la burocrazia fiscale, firmata tra gli altri dagli onorevoli Gusmeroli e Trano, presentata la scorsa settimana alla Camera. Noi nel contratto di governo abbiamo inserito ad esempio la sburocratizzazione e in Commissione Finanze, dove io sono il capogruppo alla Camera, abbiamo presentato proprio la settimana scorsa un pacchetto semplificazioni fiscali, quindi quello è un pacchetto che è rivolto soprattutto alle piccole e medie imprese. Io sono molto ottimista su quello che potrà essere la legge di bilancio, quindi la mini flat tax per le piccole e medie imprese, perché ricordiamoci che le piccole e medie imprese sono l'ossatura dello Stato italiano e della nostra economia. E poi importante è il tema delle semplificazioni. Noi la scorsa settimana come Commissione Finanze e io in particolare come rappresentante della Lega con anche i miei colleghi abbiamo presentato questo progetto di legge sulle semplificazioni che è stato inserito in calendario della Commissione, quindi comincia la parte per arrivare all'approvazione in cui si semplifica la vita delle piccole e medie imprese. È il momento di passare ai fatti, il DEF, anzi l'aggiornamento della nota al DEF e la legge di bilancio saranno il banco di prova inequivocabile se dalla teoria si vorrà passare ai fatti. Tutto quello che farà bene il Paese non ci troverà mai oppositori, ma ci troverà pronti a suggerire, a migliorare. Se questo non avverrà, la nostra posizione sarà ovviamente molto dura, perché il Paese non ha più bisogno di chiacchiere ma di fatti. Nel corso della convention, Donne Impresa ha consegnato il premio Heart, Work and Love 2018 a Maruska Nava, imprenditrice di Como, per l'impegno nel promuovere i valori economici e sociali dell'artigianato italiano e nel porre il proprio lavoro al servizio delle donne e della comunità. Il percorso di Confartigianato verso la Convention del Mezzogiorno 2018 è arrivato alla tappa conclusiva, quella di Palermo. Il 4 e 5 ottobre prossimi, infatti, il capoluogo siciliano è pronto per una 2 giorni di lavoro, di focus e di approfondimenti sulla piccola impresa del Sud Italia, sui punti di forza e sulle possibilità di sviluppo del tessuto imprenditoriale. Dopo le tappe dell'Aquila, di Bari e di Napoli, il percorso di Confartigianato ospiterà il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, il governatore della regione siciliana, Nello Musumeci, e il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Nel secondo giorno di convention ci sarà tempo per vivere il rinascimento artigiano di Palermo, con 4 itinerari turistico-culturali nel centro storico della città. Confartigianato è sbarcata a Venezia, sull'isola di San Giorgio, per una missione alla scoperta di Homo Faber, la mostra internazionale sull'artigianato europeo organizzata dalla Michelangelo Foundation. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Dal 14 al 30 settembre 2018, il complesso monumentale della Fondazione Cini, sull'isola di San Giorgio a Venezia, ospita Homo Faber, l'evento internazionale dedicato ai mestieri d'arte. Un viaggio alla scoperta del talento, delle tecniche e della creatività artigiana di tutta Europa, dalla tradizione veneziana alla migliore produzione italiana ed europea. Homo Faber, Crafting a More Human Future, è il primo grande evento culturale dedicato all'eccellenza dei mestieri d'arte in Europa. È organizzato da Michelangelo Foundation alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia e vuole raccontare, attraverso 18 mostre tematiche, tutto quello che le mani dell'uomo sapranno sempre fare meglio di qualunque macchina. Viviamo in un'epoca minacciata forse dall'intelligenza artificiale, dalle sfide della tecnologia, ma noi crediamo, e con Homo Faber abbiamo cercato di dimostrarlo, che ci sarà sempre qualche cosa che grazie all'intelligenza delle mani dei più grandi maestri artigiani europei potrà vedere la luce e potrà far battere più forte il cuore di tutti coloro che amano la bellezza. Un racconto fatto di capolavori in mostra, di artigiani al lavoro e di contenuti multimediali per entrare nelle migliori botteghe artigiane di tutta Europa. Un appuntamento a cui non poteva mancare Confartigianato, da sempre impegnata nella valorizzazione dei mestieri d'arte e della tradizione italiana, che proprio quest'anno ha consegnato il premio Giano alla Fondazione Cologni, una delle 3 fondazioni che hanno dato vita ad Homo Faber. Il 27 settembre Confartigianato ha organizzato la giunta esecutiva nell'incantevole scenario dello Squero di San Giorgio, prima di una visita in uno degli eventi più interessanti sull'artigianato e sui mestieri d'arte.
Le opere, cioè, c'è di tutto, vanno dal manifatturiero nel senso stretto all'uso, usciamo qui da uno stand, da un ambiente dove si parla di nuove tecnologie che sono per noi fattori abilitanti in un concetto vecchio che è quello della, per esempio, della bicicletta. Quindi che è un mercato in grandissima evoluzione e dove noi siamo dei protagonisti. C'è veramente tutto, è uno spazio espositivo molto importante, ma con una scelta di una raffinatezza e un'intelligenza difficile da trovare, che lo facciano delle menti raffinate, guardando con interesse quello che è il mondo, quello che è il nostro mondo, vuol dire che abbiamo un grande futuro, sarà la qualità più che la dimensione d'impresa. E per fare questi prodotti, lo dicevo questa mattina, in modo così raffinato, bello, fatto con cura, perché c'è un mercato che lo chiede e mi è spiaciuto proprio in questo stand sentire che è apprezzato soprattutto all'estero il Made in Italy. Homo Faber ha dimostrato che il talento e la creatività possono convivere con l'innovazione tecnologica, che il valore artigiano sarà sempre e comunque nelle mani e nella testa degli artigiani di tutta Europa. Le attività di formazione di Confartigianato continuano e si arricchiscono di un'ulteriore e prestigiosa opportunità, un master di 4 giornate sulla bilateralità artigiana organizzato con Fondartigianato, l'Università LUIS di Milano e la Scuola di Sistema di Confartigianato. 4 appuntamenti su Milano e Roma per approfondire le tematiche legate alla bilateralità e alla corporate governance, al welfare privato e alla regolazione nel sistema dell'artigianato. Per iscriversi al master è possibile consultare il sito formazionedisistema.confartigianato.it. Il 21 settembre Confartigianato Cuneo ha premiato gli alunni degli istituti scolastici della provincia che sono stati coinvolti in attività artistiche per educarli ai valori della creatività e del lavoro. Lorenza Manessi. Educare le nuove generazioni ai valori della creatività e del lavoro artigiano è l'obiettivo che ha spinto Confartigianato Cuneo a organizzare un concorso che ha coinvolto 350 alunni delle scuole primarie e secondarie della provincia. I ragazzi, studenti dell'Istituto Comprensivo Giovanni Giolitti di Dronero, si sono cimentati nel disegnare e colorare la macchina agricola del futuro e nell'immaginare un restyling del logo di Confartigianato Cuneo. Tutto questo per stimolare le capacità creative degli studenti e avvicinarli al mondo dell'artigianato. Un esperimento più che riuscito, visti l'entusiasmo e l'impegno dei giovani creativi, che il 21 settembre sono stati premiati da Confartigianato nel corso di una cerimonia svoltasi al palazzetto sportivo polifunzionale Valmaira di Roccabruna. L'iniziativa è stata organizzata dalla zona di Dronero di Confartigianato Cuneo, in collaborazione con il Movimento Giovani Imprenditori, il Comune di Roccabruna e Arproma, associazione revisori e produttori in macchine agricole. Soddisfatti i rappresentanti di Confartigianato che ora puntano ad allargare l'iniziativa. Hanno fatto un gran lavoro questi ragazzini e devo dire che hanno fatto un lavoro artigiano e quindi speriamo, insomma, che in futuro di vederli tutti quanti artigiani e associati ovviamente. L'idea era di allargare questo progetto, un anno magari sul territorio buschese, un anno su Caraglio, Valle Grana, un anno sulla Valle Maira, allargando ad altri istituti. Noi siamo sempre ben disponibili a collaborare con tutti quelli che ci chiedono, proponiamo anche noi vari tipi di progetti, sperando appunto di poter portare l'artigianalità nelle scuole. Al via CITEMOS, Festival della Tecnologia e Mobilità Sostenibile. Il 4 ottobre il segretario generale di Confartigianato, Cesare Fumagalli, partecipa alla tavola rotonda «Quale politica industriale per facilitare la mobilità sostenibile e il comparto produttivo collegato» nell'ambito del Festival CITEMOS. E ora, in chiusura, come al solito, vediamo insieme la nostra rubrica «Il numero della settimana». 1.462.100 è il numero delle imprenditrici e lavoratrici indipendenti che operano in Italia. Bene, è tutto. L'appuntamento, come sempre, è per lunedì prossimo sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Buon lavoro!